con la collaborazione di Maneggio la cinta Santiodoro, Olio San Giuliano Alghero, Unipposto Zieri di Letizia De Monte, la maglia ufficiale di SpoonRiver.biz. La condizionata riservata ai puro sangue arabo di 3 anni premia ancora una volta Antares del Ma al suo secondo successo consecutivo. Il figlio di Afal Bar ha compiuto un altro passo nella sua crescita agonistica, comandando le operazioni da cima a fondo, sotto la guida di Alessandro Fiori, abile a graduare nelle diverse frazioni l'allievo di Giulia Corrà. Ultimata la piegata conclusiva, Antares del Ma ha risposto con stile molto promettente all'attacco del grintoso Agamennone, che ha provato a passare il battistrada, ma si è dovuto arrendere alla reazione di Antares del Ma. Comunque è buona la prova di Agamennone, dimostrando di essere un bel prospetto. Non male al Fiore Rosso, anche lui in netto progresso, da rivedere Hades CPS, finiti nell'ordine al terzo e quarto posto. Una vittoria importante per Antares del Ma e il suo team, soprattutto perché segna una crescita costante e promettente. A fine gara abbiamo raccolto le impressioni di Alessandro Fiori e quelle del preparatore mattutino Gianni Ruzzu. Alessandro, doppia di giornata fino a qua, siamo alla terza corsa, hai vinto con Antares del Ma. Sensazioni? Beh, ha fatto vedere che è andato bene la volta prima a 1000 metri, oggi anche a 1500, andando davanti risulta che vince ancora facile. Quindi è dici? Un cavallo di carattere, però come tipico arabo. Pensi che faccia anche la distanza? Ma io penso che ormai questi arabi così li fanno, arrivano anche 2020. Ok, complimenti Alessandro. Gianni Ruzzu, preparatore di Antares del Ma, bis, lo aspettavate? Era un po' sì, dai. Ci credo tanto in questo cavallo. Man mano sta venendo avanti, man mano sì, che trova le corse. Tanto, è un cavallo di carattere, corsa dopo corsa sta migliorando, dai. Però è un bel cavallo, mi piace tanto. Me ne sono innamorato dal primo giorno che l'ho girata alla corda. Sì, anche perché morfologicamente si presenta anche bene al tondino. Sì, dai. Ruba l'occhio, dai. Anche perché il padre comunque è un gran tallone, sì, quindi. Bellissima genealogia. Programma per il futuro? Ma vediamo. Pensate di competere con la miglior categoria? Io intendo quella di Avez de Piné, perché intanto è quella il riferimento per arrivare in alto. Ma ci proveremo, poi vediamo, dai, ce lo dirà lui. Penso che venga avanti tanto comunque. Ok, complimenti. Grazie. Con il battistrada Antares del Ma che ritorna all'interno, Antares del Ma che risolve nei confronti di Agamennone che finisce. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog SpoonRiver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.